Penso che eh, la situazione economica del Comune di Forio, già l'ho detto in Consiglio Comunale, si è ormai sistemata. Dopo mh, quasi otto anni di lavoro fatto dall'amministrazione del DEO, siamo riusciti ad arrivare a un punto di, diciamo, di sistemazione definitiva. Oggi il consuntivo del 2019 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di 7 milioni e 600 mila euro. Naturalmente, queste cifre non possono essere spese. Perché, come tutti voi saprete, lo Stato ha bloccato queste cifre dice, facendoci creare dei fondi di accantonamento per eventuali debiti futuri e quindi è tutto bloccato. Per la debita. Però, questa è la, tra spese e entrate, questa è la situazione economica del 2019. Naturalmente, la cosa che a noi ci interessa adesso è il 2020, perché purtroppo questa pandemia ha creato danni non indifferenti anche al Comune di Forio. Noi abbiamo conteggiato un danno di circa 5 milioni di euro di entrate non riscosse, particolarmente per la tassa di soggiorno, per la TARI, per la TOSAP e per le strisce blu che abbiamo date gratuite dal 15 marzo fino al 15 giugno nel Comune di Forio. Nel bilancio che abbiamo fatto, siamo in attesa di determinare quali sono le cifre che lo Stato ci metterà a disposizione come ristoro per le mancate entrate. Il nostro obiettivo è quello di arrivare al 30 settembre, data ultima per fare il riequilibrio di bilancio, di fare un bilancio di previsione il più possibile Realizzabile, nel senso che dovremo vedere quelle che effettivamente ci dà lo Stato, quelle che avremo incassato e come saranno le spese. Le spese le abbiamo bloccate tutte, abbiamo rimasto soltanto le spese obbligatorie nel comune di Forio. L'obiettivo qual è? L'obiettivo dell'amministrazione del DEA è quello di arrivare a una riduzione della tassa dell'immondizia di almeno il 30 per cento, del solo pubblico di almeno il 30 per cento per quanto riguarda le attività tipo albergo, ristorante, attività, tutte le partite IVE, diciamo così. Ecco il motivo per cui non è stata inviata ancora la tassa della nettezza urbana per i cittadini di Foria.